Oggi è di scena la stevia, un dolcificante naturale. È una pianta delle zone tropicali, in particolare del Paraguay, ma anche del Brasile. Può essere usata tranquillamente, non ha nessuna controindicazione, è più potente decine e decine di volte rispetto allo zucchero, che affatica il pancreas, costringendolo a produrre insulina e qualche volta facendolo ammalare. Il diabete è una conseguenza dello zucchero, soprattutto quello mellito alimentare. E noi con questa pianta, che possiamo polverizzare, quindi fare prima essiccare ovviamente, poi possiamo polverizzarla e metterla tranquillamente come dolcificante. È inutile dire che è una pianta importante, è approdata anche da noi, ha un solo problema, quello che l'inverno teme il freddo e il gelo, quindi bisogna tenerla o protetta in una serra come in questo caso, oppure magari metterla addirittura nell'appartamento espiandandola e poi ripiantandola in primavera. Quindi guardatela bene. Se noi prendiamo una fogliolina e la mastichiamo oppure la succhiamo, come sto facendo io adesso, immediatamente ci accorgiamo che stiamo prendendo dello zucchero, stiamo assumendo dello zucchero. Invece non è lo zucchero, è semplicemente questo dolcificante che la natura ci ha dato spontaneamente. E che noi in Europa, almeno noi qui, stiamo iniziando ad usarla adesso. Quando la mettiamo per esempio nelle tisane amare, nelle tisane dell'Elicriso, della Centauria, dell'Achillea, questa pianta gli conferisce immediatamente, spezza diciamo, i sapori amari e gli conferisce gradevole gusto, per cui diciamo, senza mettere zucchero nelle nostre tisane noi usiamo direttamente la stevia. Da questi splendidi colori, noi della cooperativa Comunità Don Milani vi diciamo grazie per seguirci e diciamo sempre veniteci a trovare, perché troverete sorprese incredibili. La natura al potere, potere alla natura.